Oggi ci poniamo alla presenza del risorto ancora una volta e ancora una volta domandiamo di cuore il perdono per i nostri peccati. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandomi al Signore, pietra riputata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quale pietra vi siete costruite anche voi, come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali, gradite a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sio una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso di diavolo, pietra di scandalo. Essi di diavolo, perché non obbediscono alla parola, e questa era destinata. Voi invece siete scritti per eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato per mezzo, perché ha portato le opere amorevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Parola di Dio. Siamo arrivati alla prima domenica di Pasqua, stiamo camminando a grandi passi verso il compimento del tempo pasquale.
appunto la comunità ha avuto bisogno dei diaconi, ha avuto bisogno di persone che servissero alle messe, perché c'era una certa trascuratezza di questo servizio, c'era bisogno di qualcuno in più. Gli apostoli da soli non riuscivano a fare tutto, gli apostoli da soli non volevano fare tutto. E c'è questa nota iniziale, che anche la nota finale della lettura, che ci interessa e sulla quale poi ci soffermiamo. In quei giorni aumentando il numero dei discepoli, quella comunità aumenta, la comunità cresce. E sono evidenti questi due servizi necessari per la comunità che cresce: l'annuncio della parola e la preparazione e la distribuzione del pasto ai bisognosi. Quotidianamente si dice che queste due cose devono avvenire. Quella comunità vive di queste due cose ogni giorno. Il suo raduno per la preghiera sostiene queste due cose. Ancora oggi è così, cari amici. L'annuncio della parola è fondamentale nella comunità cristiana, ma l'annuncio della parola avviene in casa come avvio della speranza e sprone al bene. In ciascuna casa si può annunciare la parola, ma si può leggere, ascoltare e anche chiacchierare con l'altro. E quello scambio, quell'annuncio della parola del Signore nelle case, appunto, avvia la speranza, sprona al bene. E l'annuncio della parola può avvenire anche fuori casa, quando un cristiano parla di queste cose come annuncio di una testimonianza, come testimonianza di ciò in cui crede. L'annuncio della parola quindi si può vivere quotidianamente, anche senza la preghiera comunitaria che lo sorregge. E poi la carità concreta. La carità concreta è da fare in casa come attenzione verso le persone più vicine, quelli della propria casa. A che servirebbe voler bene al mondo intero quando odiamo il padre, la madre, il fratello, la sorella? È lì in casa che avviene la carità più grande, quella che appunto ogni giorno ci impegna. E anche fuori casa, come gesto di benevolenza verso altri, che fa bella la vita. Ecco, cari amici, questo è il cuore del cristianesimo fin dall'inizio. La preghiera comunitaria, il nostro ritrovarci nelle chiese, negli edifici, la preghiera insieme serve soltanto a sostenere questi due impegni che viviamo nelle nostre case e appena fuori dalle nostre case. Certo, la preghiera comunitaria è essa stessa annuncio della parola e carità condivisa, ma non sostituisce quello che ognuno può fare da sé. Ora è da vivere in un'altra forma questa preghiera comunitaria, ma non manca. Quando torneremo a celebrare insieme sarà una forza in più, importantissima, ma rimaniamo cristiani quando annunciamo la parola, quando viviamo la carità concreta anche nelle nostre case. Però attenzione, perché l'importante è la consapevolezza che queste due cose siano un servizio ecclesiale, siano un servizio alla comunità cristiana. E vi spiego. La lettura, la prima lettura, dice che l'annuncio della parola fa capo agli apostoli, è l'istituto dei dodici, i dodici. Per il servizio alla carità ora c'è bisogno di istituire anche il gruppo dei diaconi, che sono sette, è l'istituto dei sette. I numeri, lo sappiamo, non sono mai casuali nella Bibbia. Si tratta di due numeri, 12 e il 7, che indicano una pienezza, indicano una realtà che è capace di abbracciare tutto e tutti. Allora attenzione, perché l'annuncio della parola e la carità condivisa non sono unicamente in mano a queste persone, agli apostoli e ai diaconi. L'annuncio e la carità abbracciano e completano tutti. Tutti sono invitati a vivere, ma mai da soli, come eroi solitari, anzi, sempre sentendosi collegati con i dodici, mentre si annuncia la parola, in casa e fuori casa,
sempre collegati con i sette, mentre si servono i fratelli e le sorelle, in casa e fuori casa. L'annuncio e la carità ciascun cristiano li fa non a nome proprio, ma perché sa che la Chiesa, la comunità cristiana, vive di queste due cose, ha nel suo DNA questi due aspetti. E ciascun battezzato allora compie l'annuncio della parola e la carità condivisa quotidianamente perché vuole essere Chiesa, vuole fare la sua parte nella comunità, non perché è bravo solo. Anche gli apostoli, pur essendo quelli più autorevoli perché erano stati con Gesù, avevano vissuto con lui, anche gli apostoli hanno voluto farsi aiutare, hanno allargato la loro cerchia, hanno voluto un respiro più ampio, comunitario del loro servizio. Ecco, a maggior ragione sia così anche tra noi, cari amici. Annunciate, fratelli e sorelle, la meraviglia della fede in Cristo che vi dà speranza. Non abbiate paura ad annunciare che questa cosa ce l'avete dentro, fa parte di voi. Servite, fratelli e sorelle, le persone che incontrate in casa e fuori casa con un sorriso, con la vostra disponibilità. E fate tutto questo a nome della Chiesa, in stretto legame affettivo con la nostra comunità. Così, ecco la conclusione, concludo anch'io, così crescerà anche lei, la nostra comunità, perché tutti voi sarete i suoi apostoli, tutti voi sarete i suoi diaconi. E non dite che senza la messa non si può essere cristiani, perché tutto questo, l'annuncio della parola e la carità condivisa, va vissuto proprio quando la messa non c'è. E vi dirò di più, e chiudo davvero, solo quando viviamo tutto questo nelle nostre giornate ordinarie, allora la messa diventa vera. Perché la messa, quando tornerà, sarà il sacramento della nostra comunità cresciuta, cioè sarà il segno visibile da toccare con mano del fatto che siamo gli uni per gli altri annunciatori e servitori, apostoli e diaconi. E la comunione al sacramento, che faremo un giorno insieme finalmente ancora, sarà la manifestazione eloquente della nostra appartenenza reciproca, della comunione che c'è tra di noi. Con in attesa di poter celebrare la messa insieme, così però, come frutto, ciliegina sulla torta dell'annuncio della carità che viviamo quotidianamente nelle nostre case, con in attesa di poter celebrare la messa così, non smettiamo di vivere da battezzati in casa e fuori casa. Rinnoviamo la fede del nostro battesimo come Pasqua. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede di tutta la Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. E ora portiamo alla conoscenza della nostra comunità
tutte le intenzioni che abbiamo in cuore. Ascoltaci ed esaudiscici per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, sorelle e fratelli, perché questa nostra famiglia, donata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Oh Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con Te,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.
fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Preghiamo. Assisti, o Signore, il tuo popolo che hai colmato della grazia di questi santi misteri e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Abbiamo sentito che il governo e la CEI finalmente sono giunti a un protocollo nazionale d'intesa. Questo non significa che anche qui potremmo fare quello che il protocollo dice, perché un conto è ciò che in Italia si può fare, un conto è ciò che regione per regione, zona per zona si riesce a fare. Attendiamo le direttive del nostro vescovo per le messe, per il ritorno delle messe. Certamente prima della domenica 24 non faremo nulla, ecco, attendiamo che ci siano date istruzioni, attendiamo anche di capire che il contagio è sotto controllo, perché ce lo auguriamo tutti, ma non ne siamo ancora sicuri. Ecco, poi anche insieme alla nostra amministrazione, al sindaco, che ringrazio per qui ancora, cercheremo di trovare le soluzioni migliori. Nell'attesa continuiamo a vivere da cristiani dove siamo. Il Signore sia con voi. Amen.